inizia il salone del libro Torino, grande, cioè grande fermento, Eurovision, Special Olympics e salone del libro, tutto lì quest'anno, tutto lì, tutto esatto, lì. Esatto, inizia oggi, finirà il 23 di maggio il salone internazionale del libro. Siamo arrivati alla 34esima edizione dall'88 che si fa. L'edizione del 2020 era stata fatta online. Naturalmente. Sì, ricordiamo. Allora, facciamo una cosa, diamo un po' di visibilità magari a qualcuno che sta andando lì, ma una casa editrice non esatto, non Mondadori, non Adelphi, non Feltrinelli, non Rizzoli, insomma, 342 00 00 700. Elisa, se c'è qualcuno che sta andando lì e magari vuole intervenire, noi siamo a disposizione. Anche qualcuno ha scritto un libro, ci sono gli stand dei libri autoprodotti? Credo di sì, penso di sì. Gli esordienti ci saranno, però insomma vorremmo storie importanti per dirti. Con Giorgio stiamo ragionando. Hai paura che te lo mandino e poi li devi leggere? È quello. Noi abbiamo un suggerimento con Giorgio, volevamo fare un racconto ad esempio su un cardinale veneto che viene nominato papa e che tutti pensano che sia muto. In realtà lui non può mai parlare. Ce lo possiamo fare un racconto su una cosa del genere? Gli hanno imposto il silenzio, incredibile. Non parla. Sai mai che non mi dispiace. Ma che belle idee. Con Giorgio ci stiamo lavorando. Mi faccio da editor, ho una certa esperienza. Ma forse più un film, guarda. Una serie TV. Un film muto anche lì, naturalmente. Allora, 64.000 metri quadri complessivi. Avevo anche il titolo, ma è meglio che non lo dica. Il titolo. La lavorazione. 893 editori suddivisi in 542 stand su 4 padiglioni, insomma gigantesco. Quest'anno il motto è Cuori selvaggi, scelto da La Gioia, Nicola La Gioia, il direttore editoriale, che per l'ultimo anno, se non sbaglio, è direttore. Autore di un libro meraviglioso che è La Città dei Vivi. No? La Città dei Vivi, bravissimo. Confidiamo nei cuori selvaggi perché sconfiggano il selvaggio nei cuori. E visti questi tempi, cioè, insomma, sì, è un buon motto. Friuli Venezia Giulia sarà la regione ospite del salone quest'anno. Poi ci sono le iniziative del salone off, che sono naturalmente diffuse dappertutto, in librerie, biblioteche, centri culturali, eccetera, eccetera. Un po' di personaggi? Sì. Allora, nei 5 giorni di kermesse ci saranno molti scrittori importanti come Joe Lansdale, Dan Winslow, Annie Ernoux, Jennifer Egan, che sono tutti best seller, insomma, in Italia e in Europa. E poi ci saranno anche i nostri Daria Bignardi, Caro Figlio, Carrisi, De Luca, De Silva e molti altri, e anche molti personaggi pop. Ci saranno per esempio Giovanotti e Nicola Crocetti, oggi in Sala Oro, che cureranno poesie da spiaggia. Ci sarà Yuri Chechi, che ha scritto un libro, Il codice Yuri. Sì. Ci sarà il nostro Alessandro Cattelan. Ci sarà Giorgia Soleri, autrice del libro La signorina Nessuno. Cosa, chi? Giorgia Soleri. La fidanzata di Davide Manis. Scusa, se avete perso la prima ora, chiamate Roma, riascoltatela. Era una battuta. E poi mettetevi in coda e aspettate anche 12 o 14 ore, perché c'è Zero Calcare. E anche tanti altri fumettisti. Però sapete che Zero Calcare autografa tutti. Fila, lui aspetta fino all'ultimo. E non solo, se tu gli dici mi fai un pupazzetto, lui te lo fa. Come sia. Me lo fai blu. E lui lo fa blu. E quindi graphic novel anche, insomma. Sì, allora va bene, anche qualcuno che ha fatto una graphic novel che Giorgio leggerà. Io per certo. Poi sintetizzarsela. Noi vi vogliamo bene, però se ci mandate il libro che avete scritto in cui parlate del vostro gatto, 600 pagine. Faticoso. Ma anche perché non facciamo gli editori. Quella è corta. Dai, tra poco sentiamo qualcuno di voi. Il disco è bellissimo. Abbiamo citato Daria Bignardi, che teneva una rubrica di Cechiam Italia in cui parlava di libri, e chiaramente la sigla era Elvis Costello con Every Day I Write the Book.